vale ancora la pena acquistare un cellulare del 2019 nel 2020? Oggi volevo presentarvi un modello che penso che possa attirare l'attenzione di molti che forse vogliono risparmiare qualcosina per avere comunque delle buone prestazioni. Ci siamo ragazzi, ci siamo. Cosa mi mancano? Mi mancano le forbici. Forbici dalla punta arrotondata. Non è vero, ma facciamo finta. Stiamo parlando dello Xiaomi Mi 9T. Facciamo un breve unboxing assieme, così da vedere cosa presenta la confezione e perché potrebbe ancora valere la pena acquistare un cellulare di questo tipo. Iniziamo a levare la pellicola trasparente. Perfetto. Il rumorino che piace tanto a molti. Ah. Allora, la confezione, vediamo cosa presenta. Innanzitutto troviamo nell'astuccetto un po' di manualistica varia e una cover protettiva esterna che effettivamente non sembra niente male. Allora, leviamo le classiche pellicoline che ormai è diventato un rito. Ah. Bello, bello. Mettiamo un attimo da parte il cellulare. Abbiamo il classico cavetto e abbiamo il classico caricabatterie. E poi presumo che in confezione non ci sia più nient'altro. Questo quindi è il cellulare come si presenta appena uscito dalla confezione. È molto carino, molto ben fatto. Una particolarità di questo cellulare, ad esempio, è che è sia Gorilla Glass il vetro anteriore che il vetro posteriore, leggermente stondato ai lati, quindi permette di tenerlo in mano decisamente bene, e ha una finitura molto molto fine, elegante su la parte sia posteriore che la parte laterale, con questi inserti rossi molto accesi, che è un po' la caratteristica di questo cellulare a tutti gli effetti. Innanzitutto, e lo leggo altrimenti non mi ricorderei, è un cellulare che pesa 191 grammi, in effetti si sente che è bello solido in mano, si sente la robustezza, ha uno schermo, come dicevamo prima, che è AMOLED e in Full HD, e inoltre è un display che integra l'HDR, quindi ci dà la possibilità di guardare tutti quei video in streaming su Netflix o su YouTube che supportano la visione in HDR. Le colorazioni disponibili per questo modello di cellulare sono la nera, quella in mio possesso, la rossa che è cangiante, simile a quella blu. La cover in effetti che danno in confezione è abbastanza carina, ha una colorazione nera opaca e al tatto è molto piacevole, molto gradevole. È un dispositivo sicuramente da uno schermo generoso, infatti la diagonale del display corrisponde a 6,39 pollici, quasi 6,4 pollici. È in Full HD, quindi una risoluzione particolarmente buona. Inoltre il dispositivo mantiene una fluidità abbastanza elevata, avendo appunto uno Snapdragon 730, che non è ovviamente l'ultimo processore in commercio, ma un processore che permette di risparmiare tanta batteria. Quelli della Xiaomi hanno sicuramente ottimizzato il processore e il software che c'è dietro per dare un dispositivo che effettivamente è davvero piacevole come utilizzo. Una delle cose principali che le persone notano in questo dispositivo è la mancanza completa del notch. Sì, in effetti non c'è goccia, non c'è barra superiore, ma il display è completamente pulito, è un display che non presenta nessun foro per la fotocamera anteriore. Infatti la caratteristica principale di questo cellulare è di avere una fotocamera a scomparsa, una fotocamera che permette appunto di scattare sia foto attraverso il comparto fotografico posteriore. Abbiamo ben tre telecamere, una da 48 megapixel normale, poi abbiamo una seconda lente da 13 megapixel che ci permette di fare foto grandangolari e un'ultima lente posteriore che ci permette di fare uno zoom ottico di 2x, quindi il doppio di quello normale, con un'apertura di 2.4. L'ultima lente è una lente da 8 megapixel. Tutti insieme comunque favoriscono una buona varietà
di stili fotografici che possiamo permetterci di realizzare con questo dispositivo. La qualità fotografica inoltre è molto buona, ovviamente non si avvicina ai top di gamma se parliamo tipo dei Samsung o degli iPhone, dispositivi ovviamente che partono da prezzi di listino molto molto più elevati. Sul mercato ad oggi questo dispositivo possiamo trovarlo qualche euro sotto i 300. Ci sono le varianti nere come quello che ho preso io da 289 euro o le varianti colorate rosse o blu che si trovano tranquillamente a 295-296 euro, quindi un prezzo che sfiora i 300 euro per un dispositivo davvero completo, gradevole nell'utilizzo di tutti i giorni. Per parlare un po' di dimensioni di questo cellulare presenta un'altezza di 156,7 mm per una larghezza di 74,3 mm e uno spessore, ovviamente senza cover, di 8,8 mm. Il suo peso complessivo risulta essere di 191 grammi, in effetti molto pesante, ma perché al di sotto della scocca presenta una batteria molto capiente da 4000 mAh, che permette tranquillamente di durare una giornata intensa con ancora un residuo di un 30% di batteria a fine serata, se non addirittura due giorni completi con un utilizzo moderato del dispositivo. Andiamo subito a vedere quelli che sono i punti di forza. Mettiamo la massima luminosità del dispositivo. Proviamo ad accedere ad esempio a YouTube. Uno schermo completamente borderless, quindi senza alcuna notch, senza alcuno spessore laterale, ma uno schermo intero che nasconde sotto lo schermo una telecamera che viene fuori a pop-up, quindi si alza all'occorrenza. Questa telecamera frontale che si alza all'occorrenza può essere utilizzata sia per scattare dei selfie, ma anche per il riconoscimento facciale, che purtroppo in questo caso comunque rimane soltanto in 2D. Il cellulare comunque presenta anche la possibilità di sbloccare il dispositivo direttamente con l'impronta digitale al di sotto del display. Lo sblocco con l'impronta digitale funziona particolarmente bene, soprattutto con gli aggiornamenti che sono stati rilasciati qualche mese dopo il lancio del dispositivo sul mercato. Perché quindi poter scegliere un dispositivo come questo nel 2020? Beh, sicuramente se state cercando qualcosa di conveniente, ma comunque con alte prestazioni, questo potrebbe essere quello che fa al caso vostro. Non gli manca praticamente nulla: un buon comparto fotografico, un buon display con la possibilità di vedere video in HDR, la possibilità di avere una bella interfaccia e anche avere una buona fluidità e una buona esperienza di utilizzo. E quindi avere la possibilità con poco più di 300 euro mi suona il cellulare. Devo andare. Penso sia davvero un dispositivo valido. La casa della Xiaomi sta sfornando cellulari uno dietro l'altro e uno meglio dell'altro. Chissà che questo non potrebbe essere il futuro. Finché i prezzi sono bassi, possiamo approfittarne e magari goderci per qualche annetto questa bella tecnologia.